Quanto tempo è che non leggete un giallo di Maigret? Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Sto ascoltando, grazie a Audible, i gialli di Maigret letti da Battiston, Luca Battiston, se non vado errato, quel meraviglioso attore un po' in carne, bravissimo. Sono letti tra l'altro in maniera stratosferica. E quello che colpisce in questi gialli, che forse ho letto in adolescenza, non ricordavo con questa forza, con questo vigore, e a parte la scrittura meravigliosa, limpida, profonda di Simenon, ma è la capacità di Maigret di guardare oltre la superficie, non soltanto come commissario, ma soprattutto come uomo, andare a cercare l'umanità dentro le cose, le ragioni, che alla fine lo porta ad avere una certa misericordia nei confronti dei colpevoli, che non sono mai serial killer, ma sono persone di tutti i giorni, come noi, che sono indotte in qualche modo a commettere un delitto. Questa umanità che spesso oggi ci sfugge, perché siamo talmente attaccati alla lettera da perdere lo spirito. Siamo attaccati alla norma, alla regola di comportamento o legale, e finiamo per dimenticarci di qual è il significato di tutto questo, che alla fine non è l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. E invece siamo fiscali, quando ci fa comodo evidentemente, in altri momenti siamo molto molto disposti all'interpretazione della norma. Ecco, Maigret cerca comunque di non perdere di vista l'umanità, il senso dell'umano che è dentro ogni persona. Questo non vuol dire che lo porti ad essere lassista o lo porti ad essere innocentista, no, ma lo porta a non trattare come scarto umano quello che è considerato colpevole, quello che ha commesso un delitto o che è soltanto sospettato di un delitto. E credo che lo stesso tipo di atteggiamento potremmo applicare noi con i nostri amici, con i nostri colleghi, con i nostri conoscenti, fino anche con fornitori e clienti, quello cioè di cercare di superare la superficie e andare più in profondità. Tra l'altro, vi ricordate come si chiama il commissario Maigret di nome? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.